Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo giorno di Chi Appartiene Questo, uno dei miei posti preferiti nel mondo, nei boschi. Sono stata ispirata a fare questo video quassù questa mattina perché questo è uno dei posti per me dove vengo per ricordarmi me. E che cosa sono? E quindi i boschi, essere nella natura. Molte persone che sono attirate a questi strumenti, gli umanoidi, gli X-Men, comunque vogliate chiamarvi, di base le persone che hanno una consapevolezza molto diversa, e hanno un sacco di consapevolezza e hanno un diverso senso del mondo e di cosa è possibile. I ricercatori del mondo di base sono estremamente consapevoli e probabilmente perché gli strumenti di chi appartiene a questo è così di valore ed è perché noi sempre, sempre, sempre siamo molto più consapevoli di quanto siamo, pensiamo di essere, se non riconosciamo tutta questa cosa di cui siamo consapevoli che non è vostra, che voi camminate e pensando. Essendo altre persone, essendo personalità, abbiamo parlato un sacco di questo ultimamente in Access Consciousness, tutte queste personalità che ci riprendiamo e un sacco di volte è soltanto cercare di navigare il mondo con successo e venire fuori senza essere feriti, intesi come. Con poche ferite, lividi, il meno possibile. Quindi un sacco di volte amiamo andare nella natura per avere il senso di pace, silenzio e calma, perché quando siamo nella natura, quando sono quassù, non ci sono un po' di teste che parlano, che fanno rumore, come in un aeroporto. Quindi è un'energia molto diversa. Quindi la natura, l'energia della natura, e acustica e dell'energia della terra e l'energia dei nostri esseri, dei nostri corpi. È un po' come se davvero un distillato della qualità dell'energia che davvero sei come essere e con il tuo corpo ed è acustico nella natura. Quindi quando portiamo la mente, portiamo i pensieri, i sentimenti, le emozioni ed è quell'energia elettrica. È questa energia che causa interferenze. E quindi quando siamo attorno a un sacco di gente, quello è un sacco di quello di cui siamo consapevoli. Quindi per quello usiamo chi appartiene a questo e riconoscere che tutte queste energie sono le limitazioni della mente, dei sentimenti, personalità. E questa nuova conversazione che abbiamo ora che riguarda l'autonomia, quindi rendendoti separata da tutti e tutti, separata da tutti e tutti, quindi questa energia elettrica. E quindi penso che per me gli strumenti di Access siano così di valore perché loro mi permettono di essere in questo spazio acustico dell'essere, che è vero per me come essere, che è vero per il mio corpo. Ed è davvero solo lo spazio dell'unità, oltre la separazione, oltre le personalità, oltre tutte le elettromagnetiche, di tutti quelli che pensano che il mondo sia, che non è davvero quello che è e cosa c'è di disponibile e possibile. Quindi quando usiamo a chi appartiene questo, parte di quello che è disponibile con quello strumento. E avere questo spazio di unità, questo spazio di silenzio, questo spazio di pace, questo spazio di questa energia acustica, questo spazio della natura, lo spazio che siamo. Quindi mentre giochiamo con questi strumenti, prima di tutto vorrei incoraggiarvi nell'essere, guardare, cercare questo spazio, perché sapete che funziona, sapete che se lo lasciate entrare
Io dico sempre, non c'è strumento da nessuna parte in Access, non c'è uno strumento che funzioni senza la vostra scelta. Questo, quindi devi scegliere lo spazio, la differenza, la pace, la facilità geografica che lo strumento crea. Dovete essere disposti ad avere questo perché gli strumenti funzionino, non riguarda lo strumento, ma lo spazio che ti dà. Quindi. Questo, prendiamoci un momento per sentire questo, quanto è figo che potete chiedere a chi appartiene questo, è mio e avere questo spazio. Questa è una scelta, questa è la scelta. E per avere questo spazio, per essere questo spazio, devi essere disposta a essere davvero diversa. Noi continuiamo a raccontarci le storie, i pensieri, i sentimenti, le emozioni, le leggi elettromagnetiche nel nostro mondo, le teniamo vive credendo che siano vere, credendo che siamo noi quelli, perché non vogliamo essere diversi. E la cosa che ho visto di ancora, 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 e me lo devo ricordare tutto il tempo, è la disponibilità di essere diversa. Quando davvero scegli di essere diversa, di essere stare in silenzio, avere silenzio nella tua mente, nei tuoi sentimenti, nelle tue emozioni, di essere spaziosa, di essere l'energia dominante a boschi, l'energia dominante è la natura, è questa energia acustica e noi possiamo esserla in mezzo a un aeroporto, in mezzo a un incontro di lavoro, in mezzo a una cena di famiglia, in mezzo al sesso, qualunque cosa sia. In mezzo a una conversazione che si sta scaldando. La cosa è che è diverso quando non saltate nella zuppa e tutti i pensieri, sentimenti, emozioni dell'energia elettrica, elettromagnetica, delle personalità, di tutte queste robe, quando non saltiamo nella zuppa, ogni tanto le persone lo notano, ogni tanto notano, ti notano qualcuno, ogni tanto qualcuno è disinfastidito, qualcuno è ispirato, qualcuno può odiarti per questo, può cercare di litigare con te, può cercare di distrarti fuori da questo, potrebbe innamorarsi di te, potreste cominciare. Insomma, ci sono così tante cose che le persone fanno quando siamo sempre più spazio. Ho avuto così tante persone che adoro, che mi hanno rifiutato. Più spaziosa diventavo, più persone pensavo fossero davvero care, persone che mi erano care nel mio mondo, mi sono comunque care, non devo rifiutarle, non ho bisogno di rifiutarle, però. Sono scomparse dalla mia vita. E va bene anche questo, devi essere disposto a che questo accada, perché questa è anche una delle conseguenze dell'essere te, di essere questo spazio. Quindi vorrei solo parlare di alcuni degli spazi che questo strumento porta oggi, in modo da. Ti posso sottolineare cosa è disponibile per noi con questo e magari aggiusta qualcosa che sta succedendo per voi e invitarvi a notare quanto comodi siete con questo silenzio, spazio, pace e facilità, gioia e gloria. Perché è scomodo ogni tanto essere così spaziosi e silenziosi, come sarebbe se la scomodità fosse il nuovo nero. La nuova norma e potreste cercarlo e sceglierlo e sapere che quando siete un po' scomodi e lo spazio di voi si mostra, siete in qualcosa, andate avanti, continuate a scegliere e usare gli strumenti perché questo è lì dove ci fermiamo e quando non possiamo gestire il cambiamento e le conseguenze che accadono nel nostro mondo, lì ci fermiamo. Però lì è dove vogliamo andare avanti ed è qua che siamo per questo, per una settimana e spero che saremo insieme ancora oltre quello.
Spero che sia un contributo, abbiate una giornata meravigliosa, ci vediamo domani.